Grazie Presidente. Oggi giunge qui alla Camera il DL 78-2015 sugli enti locali. Ricordo che il testo è stato approvato la scorsa settimana al Senato, tra l'altro tra non poche polemiche per la presenza di un taglio da 2,3 miliardi alla sanità per il 2015, previsto dal piano di spending review per il comparto sanitario. Ma non è solo la sanità a subire le conseguenze di questo decreto. A tal proposito, per iniziare, vorrei leggere questo comunicato stampa. Attivarsi presso Governo e Parlamento affinché già in sede di conversione si possa procedere ad una modifica sostanziale del Decreto Legge 78-2015, disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Questo è il dispositivo contenuto nella mozione votata a maggioranza dal Consiglio regionale della Toscana. Il testo, nel rilevare le criticità in tema di polizia provinciale e centri per l'impiego, tiene anche conto delle istanze espresse dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e lavoratrici delle province toscane. In sede di illustrazione è stato infatti evidenziato come il complessivo progetto di riordino delle province originariamente contenuto nella legge Delrio abbia subito modifiche sostanziali che rischiano di compromettere il già difficile iter di attuazione. Questa mozione quindi fa appunto notare le perplessità sul decreto legge 78-2015 in materia di riorganizzazione della polizia provinciale. Però è una mozione che è stata presentata dai consiglieri del PD, primo firmatario il capogruppo Leonardo Marras, quindi non è un atto del Movimento 5 Stelle. Le perplessità su queste continue riforme del governo Renzi, laddove la parola riforme non ha in maniera scontata un'accezione positiva, ma possono essere riforme fatte male, riforme negative. Appunto, queste continue riforme del governo Renzi destano perplessità quindi non solo nel Movimento 5 Stelle, perché basta guardare al merito dei provvedimenti, se ne rendono conto gli stessi consiglieri regionali del PD. Sono provvedimenti alla rinfusa, senza una pianificazione, né una coordinazione con quanto previsto in altre leggi. Ad esempio, vorrei sottolineare all'articolo 5 di questo decreto, laddove si prevede la soppressione della polizia provinciale, scatta la domanda logica successiva: come si potrà osservare l'articolo 19 della legge 157 del 92, cioè la legge che è relativa alle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, come si potrà osservare quest'articolo? Perché quest'articolo, al comma 2, dice: tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Quindi qualcuno del governo ci spiega per cortesia nel merito come si può sanare questo controsenso. E poi ancora, la nuova formulazione dell'articolo 5 non scongiura la frammentazione dei corpi e dei servizi di polizia provinciale, destinandone il personale ai vigili urbani, attraverso ambigue e caotiche procedure di mobilità a seconda delle carenze di organico nelle polizie municipali. Vero è che le province e le città metropolitane individueranno il proprio personale di polizia locale necessario alle funzioni fondamentali di tutela dell'ambiente e di controllo della circolazione stradale, oltre al ricollocamento nelle strutture afferenti alle regioni. Ma allo stato attuale il Parlamento ignora quali siano i criteri di assegnazione, se non un generico rimando a leggi regionali da emanare entro il 31 ottobre. Quindi quello che temiamo è che l'unico criterio che verrà adottato sarà quello economico della provincia di appartenenza e che quindi potrà generare soluzioni disomogenee sul territorio nazionale. Ancora, un'altra perplessità. Resta la grave illogicità di destinare il personale delle polizie provinciali alle polizie municipali per un altro motivo, perché gli agenti di polizia provinciale sono competenti soprattutto in materia di controllo ambientale, come la vigilanza appunto sulle attività di caccia, di pesca. E quello che ha un forte rischio è che queste professionalità vengano disperse nell'appunto venire accorpate alle polizie municipali. Quindi donne e uomini della polizia provinciale che hanno professionalità acquisite nel corso di decenni di attività sul territorio, non si sa poi come verranno sfruttati per le loro competenze. E in questo vorrei fare un esempio pratico. Gli illeciti ambientali non seguono i confini dei territori comunali, ma si consumano spesso e volentieri a livello sovracomunale. Basti pensare all'eventuale sversamento di sostanze tossiche in un fiume, con conseguente moria di pesci. Quindi per fare le dovute verifiche bisogna risalire il corso d'acqua finché non si trova la fonte dell'inquinamento. Altro esempio, chi smaltisce illecitamente i rifiuti non lo fa in loco, chiaramente, ma lo fa spostandoli dal luogo in cui sono stati prodotti verso altre aree che spesso si trovano in altri comuni.
Quindi una volta passati nelle polizie municipali, i poliziotti provinciali avranno vincoli territoriali di appartenenza, che non permetteranno di portare avanti queste e altre tipologie di attività investigative. Per questo, durante tutto l'iter di questo decreto sino ad oggi, dal Senato e anche qui, non abbiamo mai smesso di chiedere con forza al governo Renzi il destino di tali funzioni e in che modo si eviterà di disperdere questo prezioso patrimonio professionale che l'Italia, vista la recrudescenza dei reati ambientali ed agroalimentari, non può permettersi. Non se lo può permettere. Un iter simile lo abbiamo già visto con lo smantellamento del Corpo Forestale dello Stato. Il Movimento 5 Stelle non smetterà mai di ricordare che, nonostante la nostra forte opposizione, il governo e la maggioranza del Partito Democratico hanno tirato dritto, hanno letteralmente tirato dritto sullo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato. Tra l'altro, inviterei la maggioranza, che ha voluto lo smembramento del Corpo Forestale dello Stato e la militarizzazione del personale, ad andare a presentarsi domani alla manifestazione indetta contro questa assurdità, ad andare a spiegare perché hanno voluto proseguire in questo provvedimento senza senso. Il governo ha smantellato il Corpo Forestale, dicevo, e ad oggi non c'è nessuna garanzia riguardo al mantenimento degli attuali livelli di tutela ambientale, di presidio del territorio e di contrasto alle agromafie che il Corpo ha assicurato per decenni. Perciò questa incertezza anche sul futuro delle polizie provinciali si aggiunge, è un'ulteriore preoccupazione per noi, ma anche per i cittadini, per le associazioni ambientaliste, perché hanno il timore di vedersi private di queste importanti funzioni di salvaguardia e controllo dei territori e dell'ambiente. Pochi mesi fa, tra l'altro, è stata approvata pure la legge 68-2015 sui reati ambientali. E quindi, se vengono soppressi gli organi specializzati a vigilare sull'ambiente, quello che ci domandiamo è: ma questa legge sui reati ambientali resterà lettera morta? È quello che temiamo. Un'altra perla di questo decreto legge riguarda il CREA, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, nato e presentato tra l'altro nel contesto di Expo. E questo ente, lo ricordo, è stato creato dall'accorpamento dell'INEA, l'Istituto Nazionale di Economia Agraria, con il CRA, il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura. In particolare, in questo decreto si prevede la concessione di un'anticipazione di liquidità all'ente nel limite di 20 milioni di euro, previa presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti entro la fine dell'anno scorso. E, attenzione, derivanti dall'incorporazione dell'INEA. Perché? Perché l'INEA, infatti, quando è stato accorpato con il CRA, aveva un buco di 50 milioni di euro. E invece che cercare la responsabilità di questa mala gestione, il governo è andato ad intaccare il CRA, il Centro di Ricerche per l'Agricoltura, mettendo a rischio anche comparti di ricerca importanti. Già la ricerca viene poco utilizzata, invece è necessaria più che mai adesso per garantire le attività produttive come l'agricoltura, la pesca, okay? Quindi è andato ad intaccare il CRA e ha messo a rischio comparti di ricerca importanti come quello sulla bachicoltura e la produzione di seta a Padova, ad esempio, oppure quello sulla coltivazione della canapa. Per fini di ricerca e per la cannabis ad uso terapeutico che ha sede a Rovigo. Quindi abbiamo tutta una serie di perplessità riguardo a questo provvedimento, però poco importa avere dei dubbi su come vengono fatte queste riforme che inficiano la ricerca, l'agricoltura, l'ambiente. Tanto laddove non si riesca in alcun modo a confrontarsi nel merito, a confutare nel merito sull'utilità e la logica di questo provvedimento, il governo Renzi pone la fiducia. Beh, a far passare con la fiducia riforme così poco condivise e così confuse, davvero saremo capaci tutti. Grazie. È iscritta a parlare onorevole.